Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sull'intervista al Foglio, siamo infuriati con Forza Italia. È vero e lo può anche scrivere. Adesso, quando lei mi farà le domande, risponderò. Devo rispondere subito. No, 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 figuriamoci. Ma bisogna stare tutti un po' tranquilli, perché governare è più faticoso che stare all'opposizione. Quando poco ma sicuro. L'abbiamo visto, l'abbiamo scoperto. Oggi c'è una situazione economica complicata, bisogna difendere le scelte fatte. Io condivido di aver privilegiato con i 21 miliardi, non 1000 lire di vecchie lire della legge di stabilità, le bollette delle famiglie, le bollette delle imprese, ci sono imprese energivore, vuol dire poi i lavoratori, l'occupazione, la casa. Quindi una scelta assolutamente saggia. Se poi il prezzo della benzina, come ieri la Meloni ha ribadito, è sotto una certa media, e questo, se ci sono speculazioni, è in corso di accertamento, non è necessario reintervenire sulle accise, che costa un altro miliardo al mese. Se la media fosse superata, non per speculazioni che vanno stroncate, ma perché il mercato, perché l'andamento dei prezzi, questo ci dice, bisogna reintervenire anche sulle accise. Dice, ma fate altri debiti. Se c'è una guerra, se c'è una crisi economica, se c'è una difficoltà, anche l'Europa si sta ponendo il problema di fare un piano di aiuto alle imprese che l'America, patria del capitalismo, allora, sta facendo. Devo, quindi non siamo in tempi ordinari. Luciano, la cosa che vorrei capire è...